ora invece passiamo ad una presentazione, una galleria proprio fotografica di fotografi ambulanti, di fotografi mondiali attraverso il tempo. Quindi passo la parola a Sergio. Intanto lì. Buonasera a tutti. Allora, io ho fatto questa... Allora, praticamente ho fatto una ricerca su internet, sui vecchi fotografi ambulanti italiani. Ci sono anche quelli spagnoli, quelli cileni, quelli insomma francesi, insomma un po' in tutto il mondo questa. Però io mi sono concentrato su quelli qui italiani. Allora, diciamo, non ci sono tante informazioni su questi fotografi, purtroppo. Qualcuna è veritiera, qualcuna invece potrebbe essere, diciamo, no, non vera, per cui bisogna prendere le armi tutte, in questo senso. Ecco, diciamo, un po' di curiosità, no? Per affondare i guadagni, qualcuno vendeva il mangime per piccioni, il Gran Turco, lo buttavano ai piedi delle persone da fotografare, arrivavano i piccioni e così incrementavano il guadagno, oltre che alla foto, che con la fotografia anche con immagini di piccioni. E tanti non adoperavano il secchio, perché lavavano direttamente le opere nelle fontane che c'erano, lasciavano accanto. Poi altre cose, diciamo un'altra cosa importante, diciamo, che ora avete visto che qui ora si fanno le foto 10x15, 18x24, ma anticamente le foto erano sostanzialmente 9x14, era il formato cartolina. Infatti esisteva la carta cartolina con dietro appunto la cartolina postale, perché diciamo, specialmente qua a Firenze, per dire, o nei posti turistici, i fotografi facevano le foto alle persone, turisti appunto, e le spedivano agli parenti, agli amici, quando andavano di moda le cartoline. Ora purtroppo le cartoline non c'è più, c'è le mail, c'è WhatsApp, insomma, grazie. Allora andiamo avanti. Allora, qui siamo a Torino. Allora, di questi fotografi di Torino non sono riuscito a avere nessun tipo di informazione. So soltanto che questa signora è mia nonna. Questa, eh? È mia nonna. Come tua nonna? Torino. Questa signora, ecco, questa è una bellissima fotografia, perché praticamente si vede chiaramente, no? Il ciglio che ha questa donna nel possedere la macchina fotografica, nel senso, questa è mia, no? Proprio, insomma, una bella foto. Quell'altro signore, non so chi è, comunque, no, ma si parla comunque di fotografie, questa è una foto del 1936, e quest'altra invece degli anni 60, questa, comunque sono sempre tutte e due di Torino. Milano. Questa è stata fatta a Castello Sforzesco, anche di questo signore qui non si sa nessun nulla, non si sa con nome, cognome, che cosa ha fatto nella vita e tutto quanto, però è bellina la foto perché si vede, si sta cingendo a fotografare il bambino, non gli ne frega niente proprio di farsi fare la foto, e gli fa, guarda l'uccellino, gli fa il fotografo, guarda l'uccellino, no? Cerca di farlo interessare, e i parenti dietro sorridono, diceva sì. Ci sarà mai preso di Paolo Sordini da questa macchina, vabbè. E anche questa è una foto del 1969. Questa è una foto di Desenzano de Garda, che anche questa è una foto degli anni 60, penso, più o meno. Non ho informazioni, e comunque qui si vede appunto il fotografo, il suo sesso delle ragazze, e comunque lui è un po'... Stop. Andiamo avanti. Trieste, ecco, Trieste, anche Trieste è una città che ha avuto tantissimi fotografi ambulanti. Allora, questa via sulla... Allora, una cosa importante volevo dirla, perché... Allora, tante di queste fotografie qui sono state scattate da grandi fotografi, tipo ad esempio Fred Marrone, questa qui, Ugo Borsatti, Fotomia, quella di Ugo Borsatti. Insomma, sono tutti fotografi importanti, comunque, tutta gente... Poi c'è stato...
Gianni Venengo Gardini, ha fatto le foto. Perciò diciamo che fotografi, i grandi fotografi erano comunque curiositi da questi fotografi ambulanti. E quelle Monodace di Trieste, quel famoso sbarco della barca, insomma. E questo invece le Ambuccia che riceve a Trieste. Come dicevo prima, non ho nessuna notizia riguardante questi fotografi. Andiamo avanti. Livorno, ecco, Livorno invece, qui siamo a Montenero. Livorno ha avuto diversi fotografi. Allora, questo signore qui questo è Ghezzani con la moglie Emma. Questo è il fotografo che ha preceduto invece, il fotografo Gino Viola, che è questo qui a destra, che lui è stato dal 1946 al 1986, andiamo a tenere a fare le foto, e praticamente ha preso la macchina di questo signore. Diciamo, loro due erano famosi perché erano inseparabili, marito e moglie. Cioè, queste cose l'ho lette su internet mentre recuperavo le foto. E questa invece è la foto della figlia di Sonia Viola, che papà purtroppo è scomparso, non c'è più, e anche il suo signore, però di questo signore qui non ho tante notizie, di lei, di lui invece un pochino di più. Andiamo avanti, e siamo sempre a Livorno. Questa è la macchina fotografica di Gino Viola. Come potete notare, la torretta cerevole è un suo obiettivo, che è una cosa molto interessante. Chissà se magari Gianni Murano gli venne la voglia di farne una quasi uguale. Per obiettivi uno ci mette un grand'angolo normale, è una cosa interessante. Questo è sempre Gino Viola, sempre a Montenero, e sono tutte foto prese da che ha messo Sonia Viola in un gruppo di Facebook. Andiamo avanti. Qui siamo a Firenze. Questo è Ponte Vecchio. Di questo fotografo anche di lui non ho nessuna diciamo informazione. Quello che c'ha di bello è che c'ha il famoso uccellino sulla macchina, però non si sa se un piccione vivo oppure un piccione morto, non so, un piccione finito. E quindi dice guarda l'uccellino, mi dice il fotografo, no? Vabbè, questo è un... andiamo avanti. Ecco, questa è una foto di Vincenzo Valocchi, che è di proprietà della Fondazione Rinaldi Frattanti. Questo signore, ho messo due foto che praticamente rappresentano lui quando era giovane, nel 1936, e nel 1960, quando più o meno ha smesso l'attività. Sempre Piazza Signoria, per il Palazzo Vecchio, quella di Biancone, vedo lì, la strada di Biancone, la piedella. E niente, questo signore si chiamava Giampiero Grilli, e le foto di questa l'ha messe la figlia su un gruppo di Facebook. Andiamo avanti, questo è sempre Giampiero Grilli, e la figlia si chiama Sara Grilli. Lo volevo dire perché insomma mi faceva piacere, perché è molto orgogliosa del babbo, e a Firenze si dice babbo, scusate, è del padre, per cui diciamo vuole piacere dirlo, perché insomma è bene ricordare certe persone. Quella a destra invece è Manetto, quello che ha preso la macchina, gli ha comprato la macchina a Giampiero Grilli, e successivamente a lui è stato in Piazza Signoria. Però c'è da dire una cosa, cioè la macchina la teneva lì, però vedeva il mangime dei piccioni, infatti se vedete lì c'è i piccioni sempre vicino, e in più le foto non le faceva la macchina minutera, ma le faceva la Polaroid. Lo volevo mettere perché stava un personaggio del Firenze. Comunque la macchina la teneva lì in mostra. Andiamo avanti. Qui siamo a Firenze, questa invece è Piazza Santa Maria. Di questo fotografo purtroppo non ho nessuna informazione. E quello che c'è un aneddoto particolare, quando ero piccino, saranno stato fine anni 60, avevo 7 anni più o meno così,
E diciamo, io abitavo nei giardini di Piazza Antonella, in Angeli Rossi, ed è stato quello che mi ha messo il pallino della fotografia in testa, appunto. Chiuso la parentesi, andiamo avanti. Ah, questa è una foto di Edo Scholl, e questa è di Danilo, che si chiama Danilo Dolfi, che è un famoso fotografo di Firenze. E questa invece è la collezione di Muti. Ecco, queste sono le foto che faceva il fotografo di Piazza Santa Bernadetta. Come potete notare, come dicevo prima, appunto, erano fotografie da mandare, diciamo, ai parenti quando uno andava in giro a Firenze, no? Infatti c'era la scritta Firenze Santa Bernadetta e dietro era la carta ferramia cartolina. Lì si vede anche i piccioni famosi, diciamo, i piccioni famosi dei Mangime, che si comprava a parte. Lui infatti non lavorò con i Mangime perché non ce l'aveva. Sì, no vabbè, un po' magari un uomo non gli piace il piccione. Andiamo avanti, questa la rischia comunque. Andiamo avanti. Allora, qui siamo sempre a Firenze, piazzale Michelangelo. Questo signore qui, Gino Tirinnanzi, detto il Mulino, è stato in attività dal 1950 al 70 più o meno, e siamo sempre, diciamo, date approssimative perché non ho proprio la certezza, più o meno sono abbastanza precisi. Questo signore aveva questa macchina fotografica e niente, andiamo avanti. Queste erano le foto, lui faceva tutte così, in orizzontale, con il panorama, e si metteva sempre nel solito punto, che ora vi farò vedere. Questo, come notate, no? Ecco, questo è il punto in cui si metteva, quello della freccina rossa, non so se lo vedete, e si prendeva tutto il panorama, ma lui per 30 anni ha fatto tutto quanto, non è incamato soggetto o punto di vista. Torniamo indietro un attimo. Attenzione, stavo così. Queste erano le foto che faceva. Ha fatto anche una foto per Paolo Pasolini, che è quel bambino piccino. Chissà se magari è stato proprio lui a fargli venire la passione per la fotografia, non ha fatto quell'altro di casa della terra bella. Questo è un mistero. Questo invece è il fotografo di Fiesole, sempre vicino a Firenze, perché non è di Firenze, e si chiamava Luigi Borri. Era un ex dipendente delle officine Galileo e praticamente è stato licenziato per motivi vari, insomma è stato licenziato e lui si è inventato questo mestiere, le macchine, la conoscenza ottica, diciamo, di costruzione ce l'aveva, perché lavorando alle officine Galileo ce l'aveva, sì, mi sbagliassi, e praticamente si è messo a fare i foto. Andiamo avanti. Qui siamo a Roma, anche qui questi fotografi purtroppo non sono insieme. Sono soltanto vabbè, più o meno siamo sempre negli anni 50, 60, quel signore alla vostra destra è di Colleferro, anche questo è del 50. Andiamo avanti. Ecco, questa è la fotografia di Gianni Berengo Carlin, scattata a Senigallia. Questa è famosa, c'è stata anche una mostra Udine che è finita a 15 settembre, mi sembra, l'ho visto bellissima. L'ho vista da questa foto, è stupenda. E di questo purtroppo non ho nessuna informazione di questo fotografo. Andiamo avanti. Napoli. Qui siamo nel 1935. Ecco. Vorrei, diciamo, mettere un appunto su Napoli. Napoli secondo me è stata, insieme a Firenze, diciamo, la città più, forse Napoli di più di Firenze, più attiva dal punto di vista di questo tipo di fotografia. Ma andiamo avanti. Qui siamo nel 1930, come si diceva, e abbiamo questo Pasquale, il fotografo, l'unico che si è trovato. Qui siamo sul lungomare di Napoli, quello del Vesuvio, potete vedere, no? E questo signore, che praticamente penso sia il solito, perché la macchina è la solita macchina, solito lungomare. Padre Dani Federico, un altro fotografo famoso, anche questo è di Vittorio Ridolfi, l'archivio fotografico di Vittorio Ridolfi. Insomma, sono tutte foto comunque fatte da fotografi famosi. Ritorno a
Ecco, qui siamo nell'immediato dopoguerra, nel 46. Siccome Napoli, diciamo, nel 43, scusate, Napoli è stato, diciamo, un porto, diciamo, d'attracco, perché la guerra non era finita. A Napoli sì, però continuava fino al 45. E gli approvvigionamenti dei militari alleati arrivavano tutti a Napoli, perciò è venuto fuori una quantità abnorme, diciamo, di foraffambulati napoletani. Qui si vede infatti marinai, soldati, un ufficiale, qui addirittura ce ne abbiamo due lì, due qua. Insomma, più o meno la pelle. Questa invece è la casetta, questo signore era un fotografo, anche lì. Anche dei fotografi, logicamente, ma che lei non sono riuscito a ottenere nessun tipo di informazione. Che di questo non lo so, quella di casetta. Questa è la foto di Fiore Silvestro Barbato. Ecco, qui invece siamo a Potenza, stanno a Cagliaro. Questo signore si chiama Attilio Tagliente, il fotografo che fa la foto. È interessante vedere il fondale, il fondalino arrangiato, con l'ombrello aperto. Insomma, vediamo il foto, Partiamo da qui. Avanti. Qui siamo a Foggia. Questo signore qui, Nicola Tomalvoli, l'hanno scritto anche lì, che fotografa una squadra di calcio. Io pure non ho fatto le squadre di calcio, non so se voi l'avete fatto con i fotografi di museo, dice se una cosa interessante, l'ho messo in programma per un futuro prossimo, di Parma, anche io la squadra di calcio. Anche questo signore qui, più o meno, siamo sempre negli anni 50, penso. Questo invece siamo in Sardegna, questo signore di Sassari, e praticamente il Pinuccio Gromme, e dalla scaria ho visto nella foto, sembra che la foto l'ha fatta lui con una Rolleiflex di ottica con lato scatto. Ora qui non è quadrata, proprio quadrata, perché purtroppo doveva riquadrare un pochino io, perché insomma, comunque, diciamo, l'immagine è fatta con una Rolleiflex con lato scatto, se l'è fatta da solo. E siamo sempre negli anni 60 a Sassari, perciò tutta l'Italia era piena di diversi tipo di fotografi. Qui siamo in Sicilia, questa è una foto degli Alinari, fotografo ambulante siciliano, purtroppo non so il posto preciso, penso che sia Palermo, però non lo posso dire. La foto di Maranini, foto di Fosco Maranini. Questa invece è un'altra foto di Phil Stern, un altro grande fotografo. E perché questa è del 43, e si ritorna al discorso di prima di Napoli, che praticamente fotografavano, diciamo, dopo la liberazione, gli alleati, insomma. Anche se misura ridotta, comunque non mancano tracce che documentano la presenza di donne coraggiose che per sostenere la propria famiglia lavoravano come fotografi. Questa è quella di prima, diciamo, quella che ha fatto la domandina dell'evento, quella della Inari, che trovo una fotografia bellissima. Io la leggo con una maniera incredibile, è bellissima, si vede proprio questa donna con questo figlio, lo diverto, è troppo bella. Invece questa signora qui, Emma Paroli, è stata una grandissima fotografa, proprio una bravissima fotografa, dagli anni, diciamo, tra gli anni 30 e gli anni 50. Lei ha documentato, non so se con la macchina fotografica ambulante, insomma la minusera, o con un altro tipo di macchina, lo scoppio di una polveriera che c'era lì durante la liberazione, insomma. Un'altra foto interessante di quella signora di Pistoia. Allora, Emma Paroli era delle Marche, perciò qui si sta andando per l'Italia in generale. Quella signora di Pistoia è interessante, questa va vista, bisogna vederla per bene. Allora, il tocco femminile. Il vestito è uguale alla manica della sua macchina fotografica. È eccezionale. E chi l'ha trovata? Lui, poi siamo andati a Federica. Questa invece è la signora di Piazza Navona. Come dicevo prima,
tanti fotografi, no, grandi, se diciamo, Fontana Portana, andavano direttamente nella fontana, qui c'era la fontana di Piazza Navona. Questo invece è il famoso film di Totò, Miseria e Nobiltà, dove fa dai tante fotografi, no, un manicomio, potrebbe succedere anche a noi, non siamo arrivati a fotografi tante volte. Vabbè, devo mettere perché è nominato un film bellissimo, stupendo. Andiamo avanti. Anche Sergio Leone ha adottato una macchina fotografica da fotografo ambulante. Questa è Claudia Cardinale sul 7 di 09 di queste. Poi non è stata messa nel film, penso una cosa, non si è messa nel prodotto, noi stavamo. Comunque è stata, fa parte di cose. Questo è invece Gino Bartali, che è curiosito da un fotografo ambulante, non so chi è, non è il posto pubblico, c'era anche da, che appunto Gino Bartali, insomma, dei referenti, cioè, in Firenze, insomma. Io da campanista lì sono, mettiamoci Gino Bartali, certo. Ecco, questa invece è una curiosità. Ecco, questa è una fotocamera, una Piseroni Luigi di Milano, che era un catalogo, come potete vedere, e addirittura c'era due modelli, questo qui e poi c'era un altro modello un pochino più economico. Ecco, questa macchina è bellissima. È bellissima. Troppo. Io ne conosco solo una, che è questa qui, che ce l'ha Dario Mundo, un famoso collezionista di Milano. È bella la spalliera. Il costo costava comunque non è che costava poco, costava anche abbastanza. E poi per ultimo ho trovato la canzone del fotografo ambulante, scusate, è questa lì, è una canzone e la qui però si legge male, aspetta, se c'è un napoletano che la vuole interpretare, non so se no, aspetta, andiamo avanti, scusate, allora, ve la leggo io, tanto perché ne vada bene, non sono napoletano, scusate, chiedo scusa a tutti i napoletani. C'è un napoletano in sala? No. Non credete a prima vista, vedemmo sta cassetta e sto treppiede, che in fondo un po' non sono artista, solo perché non sono cavaliere. E che vuol dire che sto mobilizzare io, le cose mie le pubblicamente. Quando è un mondo moto che in fotografia, io sono il miglior competente. E lei, eccomi a voi, così posato. No, quella testa è meglio che sa bocca. La labbra è buona assai che se le serrate, a leggere è anche più complicata. Se non lo voglio c'è una musca mucca, infatti poi del bel lineamento si vede il fissaccio e il digiuno. Voi che mi fate a statua monumento, io faccio una cosa numero uno. Questo signore che dinanzi al fatto, guardate qua, senza nessuna mossa. Ecco, servito voi, questo ritratto. Siete venuto proprio in carne e ossa. Come? Non vi siete voi che il capo e piede? Volete la moneta? E questo è tutto? Del resto qualcosa mi succede quando tiro un soggetto a così brutto. Meglio dei miei colleghi, ma sicuro. Potrebbe avere un studio assai elegante, ma per far bene al mondo io non ci curo e preferisco a far l'arte in ambulante. I prezzi miei mi fanno inorridire. Sono per la borsa larga, stretta e mista. Queste beneficenze, non per dire, me le può fare solo un grande artista. La signorina vuole? Ecca là, testa, per fare un figurino tutto intatto. Basta che sotto il panno metta a testa, vi scopre l'obiettivo e tutto è fatto. Questa è una canzone molto carina, però sto cercando di mettere un certo. Ce l'avrete già, diciamo, in musica da fare, però non è che cantante napoletano. E quindi anche tutto senza alla fine, che c'è sempre questa cosa.
donde basta che sto timpando metà destra e scopro qui c'è tutto il fatto di bellissima questa frase, cioè è da lì proprio una canzone. Beh, niente, allora a questo punto niente, io volevo ringraziare, volevo appunto ringraziare diciamo i gruppi di Facebook principalmente, che sono stati quelli in cui ho avuto più diciamo informazioni riguardo a questi fotografi, tra cui uno è vecchia Firenze mia e quell'altro di Borno Comeria. Diciamo da questi due ho trovato appunto le cose più. E poi niente, un ringraziamento va anche a tutte le fototeche, gli archivi, i fotografi hanno condiviso le opere su internet, perché insomma è una cosa importante ricordarsi anche di queste persone. Poi voglio ringraziare anche la Fondazione Alinari per la fotografia e l'associazione Fotonomia di cui fa parte per aver reso appunto possibile la realizzazione di questo evento. Poi niente, voglio ringraziare tutti voi perché da questo ascoltavo fino a un po'. Grazie. Grazie mille a Sergio Gianni Greco, che è stato appunto fotografo professionista per una vita, e ora orgogliosamente noi parliamo in camera qui in Fotonomia, è diventato molto bravo. Sono molto orgoglioso di far parte di questa associazione, anzi consiglio a tutti, a chi è interessato alla fotografia in generale, di associarsi, perché a parte la cifra dell'associazione che è veramente bassa, e diciamo c'è persone veramente competenti. Ci proviamo, no? Allora,